oggi questo sarà un video haul di Daniele. Questo è il bottino. E siamo andati praticamente dai cinesi perché la nonna gli aveva dato dei soldini. E allora, non muovere qui, amore, se no mi muovi tutto qua. Stai fermo. E allora lui si è voluto prendere, cioè veramente prima se li è messi da parte, poi oggi ha deciso che si voleva prendere delle cose cartopazzose. Siamo tutti cartopazzi in questa famiglia. Allora, per prima cosa, al prezzo di 7,90 euro, che secondo me è un pochino caro, però lui l'ha voluto a tutti i costi, abbiamo preso questo astuccio qua. Adesso lo apriamo perché tanto lui lo vuole aprire, che è curioso di vedere, così lo vediamo insieme. Insieme. Insieme, vediamo com'è fatto dentro, mamma. Ci sarà quella roba dentro. Che carino. Aspetta che sistemo qua. C'è quella roba bella. Hai visto? Enrico. Allora, praticamente, sì, l'hanno messo un po' storte le cose. Comunque, allora praticamente ci sono quattro Pennelli. matite colorate, sempre con il disegno di Plains. Poi ci sono. Sono cinque. Ah, sono cinque, sì, scusa. Poi ci sono cinque pennarelli, una matita graffite, due penne, il righello sempre di Plains, la gomma e il temperino. Questo è così. E si chiude così, da una parte è così e dall'altra parte è così. Tomore. Poi al prezzo di 6,90 euro, che anche queste mi sembrano Sei tutto un caro po' per care, sì, perché siamo andati poi a fare il giro dall'altro cinese, costava tutto molto di meno, quindi vuol dire che è proprio questo cinese qua che è caro. Della Helios si è preso 36 pastelli per colorare. Questi vabbè non ve li sto ad aprire perché se no sì, magari giusto per farvi vedere. vedi così che si aprono. Poi se riusciamo a trovare il coso che ti ha fatto la mamma, non so se si vede qualcosa. Vabbè, comunque sono 36 pastelli, i colori li E sappiamo potete tutti, non è che ve li devo metterli in elencare io. questo. Potete metterli perché c'è un po' di persone in questo. Ok, poi dopo quando troviamo come si chiama? Il vasetto, quello che ti aveva fatto la mamma dei pigiama, se le mettiamo dentro le matite. Poi ovviamente si è voluto prendere anche i fogli per disegnare. Ma le matite quante che stanno No, quelle no, quelle stanno dentro, no? nell'astuccio. Si è voluto prendere questo block notice grande per disegnare, che è fatto a quadretti, e questo l'abbiamo pagato 1,50 euro. E poi si è voluto prendere questo quaderno di Peter Pan. Io lo trovo bellissimo questo quaderno. È quasi un peccato usarlo. Dentro ci sono le righe. In tutto, da questo cinese qua, abbiamo speso 17,30 euro. Poi siamo andati da un altro cinese e abbiamo preso tre cose contate, perché con il resto di 3 euro che gli erano avanzati, perché 30 centesimi glielo ho dati io, Daniele ha voluto fare un pensierino al fratellone grande. E quindi abbiamo preso, cioè gli ha preso praticamente, lui si è scelto, no? E ha preso questo quaderno con i delfini. Che è il mio preferito. Perché ovviamente io adoro i delfini, quindi ce l'ho anche tatuato lui. E dentro è a righe. 90 Adesso centesimi. non ho capito se lo vuole usare per scuola, per italiano, o se lo vuole usare per sé. Ogni 2 minuti cambia idea, no? Lo dovevo chiamare indeciso, non Alessio. Mamma, Poi si è preso un altro di questi perché uno ce l'aveva già nero,
Lui se ne è preso un altro, questo con la copertina blu che è proprio rigida. E dentro è fatto a quadretti. Ma ci sono solo quadretti o ci sono anche a righe così? Solo quadretti. Solo quadretti. Ed è a quadretti così. Questi piccolini. 2 euro. E basta. Questo è venuto 2 euro. Invece il quaderno di prima? 90 centesimi. Ok. Poi io, che non c'entra niente con la cartopazia, visto che eravamo lì, siccome mi si è sfasciato il porta posate. Stavo per dire il porta stoviglie. Oddio, io non ce la faccio più. E allora, al costo di 1,50 euro, ho comprato questo per metterlo nel lavandino, così finalmente so dove mettere tutte le posate. E scolano anche l'acqua da sotto praticamente, perché adesso lo stavo sostituendo con il vasetto, quella della Samontana, quello rotondo. Ci ho buttato dentro le posate perché non sapevo dove metterle, però ovviamente non avendo i buchini sotto ogni volta si riempie d'acqua, invece così almeno abbiamo risolto il problema. Va bene, ragazzuoli miei, io vi mando un mondo di baci, grandi grandi. Oggi è domenica, quindi vi auguro anche una buona domenica. Spero di esservi stata di compagnia con questi 6-7 minuti di video. Un bacione grande. Se vi è piaciuto il video, un pollice in su. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo, se vi va, ad un prossimo video. Ciao a tutti!